Ho levato la squadra dei medici. Lo so, ho detto che mi piaceva, però c'è un però. Dobbiamo provare in qualche modo la MG34 che abbiamo sbloccato nell'episodio precedente. La squadra rimane pressoché questa. Come sempre, prima di iniziare, lasciatemi introdurre il canale di Devi che propone giochi con carri armati, aerei, navi e anche fanteria. Quindi, se sei interessato a questi contenuti, valuta un'iscrizione al mio canale. E attiva la campanella per non perdere nessuno dei miei contenuti. Tramite World of Warships, War Thunder ed Enlisted non perderai nulla perché questi giochi racchiudono tutto quello che ti piace. Quindi iscriviti perché veramente ne vale la pena. E allora, piccolo riassunto: abbiamo squadra anti carri armati, squadra operatore. Molto importante, la squadra operatore la devo addestrare ulteriormente perché intendo avere la frequenza di artiglieria migliorata e praticamente l'air strike call. Praticamente questa perk ci consente di chiamare i bombardieri in una zona specifica della mappa. Quindi non sarà più l'artiglieria, bensì saranno proprio i bombardieri che andranno a bombardare la zona specifica. Mi servono i punti di questa squadra specifica. La squadra dei costruttori non si tocca perché senza squadra costruttori secondo me non si può giocare. E poi proviamo questa squadra appunto degli assaltatori che vorrei un attimino incrementarla e completarla. Ancora di più qui vedete che propongo due assaltatori con l'MG34 e l'MG13 che abbiamo vagamente visto. L'MG34 ha in definitiva la capienza di 50 per diciamo caricatore, ok? Quindi una cadenza, non una cadenza, una quantità maggiore di proiettili rispetto all'MG13 che ne propone 25. Vediamo un pochino cosa possiamo fare. Partita. Siamo abbastanza carichi. Qualcuno mi ha chiesto di portare le altre campagne del gioco in lista, però ragazzi, adesso fatemi un attimino completare questi livelli perché altrimenti non ne completo uno fatto in maniera concreta. La modalità è conquista, quindi dobbiamo cappare Alfa Bravo e Charlie in qualche modo, quindi sarà uno scontro molto violento. Vi consiglio di fare una cosa, come sempre con ok. 10 secondi lo chiamiamo, veloce. Andiamo sulla sinistra e mettiamo il rally point, ovviamente. 6. Dai, veloce, veloce, veloce. Mia, 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 mia. Sì. Ok, ottimo. Chiamate l'artiglieria. Allora, dobbiamo andare esattamente, vi faccio vedere, a quel vagone lì davanti. Il rally point lì è fantastico. Seguite i movimenti che sto facendo da questo spawn. Se spawnate dall'altra parte, semplicemente ci sarà sempre un vagone in maniera, diciamo, come dire, a specchio, no? Ok, come sempre, rally point di costruzione. Poi mettiamo un po' di barricate per mettere in sicurezza la zona. Mi raccomando, ragazzi, il mi piace è importantissimo. Se questi gameplay così pieni vi interessano, vi tengono compagnia e sono belli, semplicemente mettete il mi piace. E poi ci mettiamo. Ok, giusto per rallentarli qualcosina, ok? Non che. Ah, giusto così, dai, va bene, perfetto. Vai, via, 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 via. Adesso si va a sparare. Oh, possibile che non abbiamo fatto danno con il nostro. La nostra artiglieria non ha beccato nulla. C'è un carro armato lì. Questa cosa non mi piace, eh? Lo vedo. C'è il carro armato sulla sinistra che dobbiamo. Sopra. Complimenti. Rally point. È ovvio, è ovvio, è ovvio, è normale. Ha distrutto il rally point. Vado a prendere fuoco.
lo devo ricostruire. Non va bene così, ragazzi, però, Rally Point è stato completamente... Mettiamo questi. Mi fanno perdere tempo. Perché ovviamente noi dobbiamo andare a combattere per il coso. Per il cap, no? Ok, dai, andiamo. Ci stanno pushando cattivi. Quasi morto. Dai raga. E me l'aveva lanciata la granata sto qua. Allora, rally point operativo. Andiamo un po' con la squadra operatore, perché dobbiamo fare punti. Però una cosa molto buona: se riuscissimo ad andare anche su Charlie, allentiamo di molto la pressione su Bravo. Qui per assurdo è molto importante cercare di andare anche su Bravo. Andiamo esterni. Granate su granate. Ok. Rally point ci fa fare punti. Va bene il cecchino, quello ci può stare. Non stiamo andando, non stiamo facendo molti kill però, eh. Dobbiamo andare esterni. Ready point, GG. Ce n'è uno sopra. Vai. Se solo riuscissi a far prendere un po' di metri. Sto provando per andare per Charlie. Vai, stiamo cappando. Prendiamo tempo. In modo tale che i nemici vengono qua. No, da dietro. Poco tempo abbiamo preso. Dai, ragazzi, avanzate. Andate. Mettete in sicurezza Bravo. Vedete quanti abbiamo su Bravo? Abbiamo una buona presenza. Però il carro armato deve andare giù, eh. Rally point ancora operativo. Non lo so quanto però, perché quest'arma è troppo pesante. Vedete il nostro. Troppo pesante secondo me. Non va bene. Io che mi piace muovermi particolarmente. No. Non ci siamo. È troppo pesante questa squadra, secondo me non riuscirò mai ad utilizzarla in maniera vagamente corretta. Che miseria. Ti puoi curare? Non ti ho messo il medico, il... santa pazienza, no così però, eh. Ci serve un po' di costruttore, no, ci serve la squadra mortaio, no mortaio, anticarro, andiamo contro il carro armato. Non mi sta piacendo questa cosa, ne stiamo giocando non bene. Qua rischiamo di perdere il settore, vi avviso. Ah,
Giusto? Sì, bravi. Allora sulla sinistra possiamo avanzare perché lì hanno il rally point. Miseria. Non lo so. Ok, alleati, vai. Ancora granata. Pulito. Ti avevo visto. No, vedi che c'è il rally point. È normale che sia il rally point là, perché arrivano da lì i cecchini. Che riflessi. Da dietro, l'ho visto. Ok, ma ci siamo. Non lo so come giudicare fino a questo momento la prestazione. Non stiamo brillando. Stiamo un attimino. Siamo un po' in affanno. Io vorrei tanto pushare per. Chiamiamola là, non so se sarà utile. Stanno cappando. Così no. L'operatore radio sta lì, però non. Esterno, vai esterno. C'è qualcosa sul bra. Più di uno. Ti avevo ferito. Ho visto uno là, sì. Mannaggia la miseria. Non stiamo riuscendo. Comunque il fatto di avere sta mitragliatrice non mi sta dicendo nulla al momento, eh. Se non fosse per il rally point non stiamo facendo veramente danni. Punti zero. Una partita sotto tono. È troppo lenta. Cioè magari negli spazi stretti va bene questa mitragliatrice, che colpisci il suo reale. Rally point altri 30 punti, vai. Convince, ancora di più quando torno nel lato. C'è il carro armato. Ok. Vai. Dov'è l'altro? Visto. All'ultimo, però non abbiamo.
Non abbiamo, secondo me, valorizzato la squadra. Non c'è stato modo di utilizzarlo in questo scontro specifico. Non nulla. Cioè, ancora una volta qui abbiamo fatto punti tramite il costruttore. Non lo so. Sì, guadagniamo il nuovo livello. Abbiamo fatto un 1697 con 24 kill. All around warrior, ma the best, no, non c'è stato the best sniper, no, nulla, costruttore niente. E ti, vi dirò di più, abbiamo fatto i punti tramite il costruttore. Il rally point ci ha salvato, se no avremmo fatto ancora di meno di 1007. Adesso vi faccio vedere nella pratica l'MG34 sia montata che non montata. Allora, se io dovessi sparare così semplicemente prendendo la mira, ovviamente i colpi, vedete dove vanno, dove vogliono loro, anche cercando di controbilanciare con il mouse c'è una bella differenza, diciamo. Adesso vi faccio vedere come invece quando tu ti vai a stendere monti l'arma. E questo l'utilizzo corretto. Però ovviamente devi avere una posizione talmente sicura che ti consente di abbassarti, di montare l'arma e stare lì a mitragliare le persone. Potrebbe essere all'entrata, non so, diciamo a un imbocco, a un imbuto che si viene a creare, i nemici sai che passano da quella parte. Però lui magari lancia la granata e ti uccide, tu finché ti alzi e scappi sei morto. Cioè, diciamo che l'utilizzo di quest'arma ci potrebbe anche stare, una squadra specializzata, ma diventa una cosa molto, come dire, molto troppo situazionale, ok? Il concetto è bello perché alla fine vedi, tu monti l'arma e fai il devasto, ti passa la squadra nemica e la massacri. Però in uno scontro come magari, no, come quello di prima, queste armi dove serve la velocità, ti devi muovere e fare, no, non ci siamo. Queste per difendere una posizione fortificata ci stanno tutte, ma in altre circostanze no. Non è cosa. Per quanto riguarda la pratica, vi ricordo che potete farla nella modalità di gioco che c'è a disposizione, ovvero pratica, ok? Poi quando dovete giocare con le squadre, semplicemente andate nelle squadre. Non posso giocare l'evento perché attualmente, in quest'ora che sto registrando, non mi consente di accedere. Se riesco vi porterò un gameplay, anche una partita sull'evento specifico. Ragazzi, video terminato. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni, e noi ci vediamo con un prossimo video, un prossimo gameplay, una prossima live. Ciao. Rimettiamo la squadra medica per favore nel frattempo che decidiamo cosa fare. Please don't make any sudden moves.